In occasione del sit-in di protesta organizzato dalla sezione di Sala Consilina dall'Associazione Nazionale Avvocati Italiani, si è tenuto nel pomeriggio di ieri nel piazzale antistante la struttura che ospitava l'ormai soppresso Tribunale di Sala Consilina anche il Consiglio Comunale della cittadina, che si è aperto con la proposta di delibera approvata all'unanimità con cui si chiede al Ministero dell'Interno il conferimento al compianto avvocato Pino Paladino della Medaglia al Valor Civile. Pino Paladino ha sacrificato la sua vita l'11 agosto scorso per salvare dei ragazzi che stavano annegando nelle acque del mare di Centola Palinuro. Non ha esitato a buttarsi in mare per salvare alcuni giovani in difficoltà a causa del mare agitato. Il tutto è avvenuto davanti alla moglie incinta. Il sindaco Gaetano Ferrari ha letto in lacrime la proposta di delibera, ricordando anche che qualche giorno fa Monica Paladino, moglie dell'avvocato eroe, ha dato alla luce il figlio che gli avrebbe dato la gioia di diventare papà per la seconda volta. Al bambino è stato dato il nome di Giuseppe, così come si chiamava il padre. Il sindaco Ferrari, commosso, ha detto: "Ricordiamo Pino davanti al suo tribunale. L'avvocato Paladino era uno dei più attivi nella lotta in difesa del presidio di giustizia del nostro territorio. E proprio il tribunale, le sue sorti, le ultime polemiche di questi giorni sono stati l'argomento al centro del terzo punto all'ordine del giorno. All'unanimità il Consiglio Comunale ha approvato di continuare a portare avanti tutte le iniziative utili e riuscire ad ottenere dei decreti correttivi alla legge che ha soppresso il Tribunale Salese, affinché quest'ultimo venga ripristinato." "C'è un barlume di speranza", ha detto il sindaco Ferrari. Gli onorevoli Di Lello e Di Gioia hanno presentato un'interrogazione al ministro Cancellieri, nella quale le hanno fatto presente tutte le problematiche che stanno affrontando i territori che hanno subito la soppressione di un tribunale. Tra questi menzionato anche quello di Sala Consilina. La Cancellieri, che è rimasta ferma sui provvedimenti adottati, si è però detta anche disponibile a valutare i possibili correttivi da apportare entro il biennio previsto dalla legge. Al sit-in degli avvocati salesi ieri sera hanno preso parte, oltre a molti sindaci del Vallo di Diano e cittadini, anche il presidente dell'Associazione Nazionale Avvocati Italiani, l'avvocato Maurizio De Tilla, il quale ha più volte sottolineato la mancanza di ascolto del territorio da parte del governo. Presente anche il consigliere della Regione Basilicata, Ernesto Navazio, che ha voluto esprimere con la sua presenza la propria solidarietà al Vallo di Diano, territorio che ha vissuto la stessa privazione della città di Melfi, in Basilicata, dove è stato soppresso uno dei tribunali più importanti della regione.